canale YouTube di Luigi Gaudio. Plinio il Giovane, lo stile e la fortuna. Bene, per quanto riguarda l'epistolario di Plinio il Giovane, dobbiamo dire che lui aveva delle fonti, giusto? Cioè delle fonti di ispirazione per scrivere epistolari. Beh, anzitutto, come al solito, i greci, perché i nostri latini, dobbiamo sempre ricordarlo, abbiamo quasi ricordato tutte le volte che abbiamo parlato di un genere letterario, avevano come modello i greci. I greci quindi avevano scritto degli epistolari, per esempio i filosofi, Aristotele, Platone, però le lettere di Aristotele e le lettere di Platone non ci sono rimaste, quasi tutte perdute sono. E invece le lettere di Epicuro sì, ci sono rimaste. Chiaro però che quelle lettere lì avevano un intento dottrinale filosofico. Altra fonte fondamentale per chi scriveva lettere in lingua latina era sicuramente invece Cicerone. E Cicerone invece, come ben ricordate, ha scritto delle lettere a degli interlocutori, soprattutto per esempio l'amico Tito Pomponio Attico, la moglie, i familiari, eccetera, ma anche altri amici, ma non con l'intento di pubblicare queste lettere. E poi ci sono le lettere a Lucilio di Seneca. Bene, come si pone all'interno di questo filone dell'epistolografia Plinio il Giovane? Allora, sicuramente rispetto a Seneca c'è la differenza che non c'è un solo interlocutore, cioè lui dedica ora una lettera a un amico, ora ad un altro, alcune delle lettere di Plinio il Giovane le abbiamo lette in qualche branetto, eccetera, e poi non sono soprattutto solo morali o filosofiche, ma sono varie, quindi in questo si differenziano sia dalle lettere di Seneca sia dalle lettere dei filosofi greci. Sono varie come quelle di Cicerone, e quindi qua c'è un punto di contatto con le lettere di Cicerone, che avevano, come quelle di Plinio, tanti interlocutori ed erano di argomento vario. La differenza fondamentale però è che Cicerone scrive queste lettere pensando che non fossero pubblicate, ma solo per quel destinatario e basta. Mentre invece Plinio anche con l'idea di pubblicarle. Facciamo gli esempi delle lettere alla moglie. Anche Cicerone aveva scritto delle lettere alla moglie. Qui però, tra l'altro, il rapporto è diverso. Certe volte il rapporto di Cicerone con sua moglie Tullia è un po' conflittuale, un po' freddo, volevo dire, un po' distaccato. Invece il rapporto di Plinio il Giovane con sua moglie Calpurnia è un rapporto di grande sintonia, di grande partecipazione umana, di grande affinità e tenerezza e dolcezza. Sta cambiando il rapporto tra moglie e marito. Una volta, nella cultura soprattutto romana, il marito era il pater familias e quindi era padre padrone, ed era padrone non solo dei figli e dei nipoti, era padrone anche della moglie, sostanzialmente. Adesso le cose stanno cambiando, quindi la società si sta evolvendo e c'è un rapporto sempre più tendenzialmente egualitario, soprattutto il matrimonio sta diventando anche un patto d'amore fra i due, c'è una scelta maggiore della persona. C'è un'affinità, e questo proprio direi che viene testimoniato e simboleggiato e dimostrato in modo evidente dal rapporto che c'è tra Plinio il Giovane e sua moglie Calpurnia. Anche questo poi all'interno del cristianesimo confluirà nel progetto del matrimonio cristiano, che sarà un progetto di amore fra queste due persone sentite come uguali, no? Non come una superiore all'altra. Quindi questa è un'altra differenza, ma la differenza principale, dicevamo, con l'epistolario di Cicerone è la seguente, che Cicerone scriveva lettere con una grande urgenza, certe volte anche proprio, come dire, materiale, cioè dovevano arrivare subito queste lettere perché magari doveva dare delle informazioni politiche importanti ai suoi amici del suo partito, no? Mentre invece le lettere di Plinio il Giovane non hanno mai questa urgenza immediata.
Quindi anche certe volte sono un po' più scontate, perché quelle di Cicerone sono comunque dovute, cioè sono sincere, sono sempre franche e sincere, perché Cicerone scrive in quel momento, visto che pensa che sia solo quello lì a leggere la lettera, scrive proprio quello che pensa in modo immediato, spontaneo, ecco, volevo dire. Sono più spontanee quelle di Cicerone, mentre certe volte quelle di Plinio il Giovane, diciamo, no. Una cosa però interessante è la seguente, che Cicerone dà per scontate certe cose, perché tanto l'amico le sapeva, no? Invece Plinio il Giovane, siccome scrive anche per un pubblico vasto di lettori, vuole spiegare tutto dall'inizio, non dà niente per scontato, come invece faceva Cicerone. Alla fine, insomma, viene fuori un'opera che è sicuramente un insieme di saggi brevi, ecco, saggi brevi di cronaca o di costume, no? Riflessioni su tante cose, insomma, che però certe volte sono un po' di maniera. Quindi, visto che lui sapeva che sarebbero state pubblicate, poi gli ha dato quei ritocchi, quelle correzioni che però ci fanno capire che non sono così spontanee. Mentre invece Cicerone è importante perché ci fa capire il clima convulso della fine della Repubblica, della crisi, della Repubblica. Per quanto riguarda lo stile di Plinio il Giovane, è uno stile sì elegante, ricercato, raffinato, ma senza niente di particolarmente originale, mentre lo stile di Tacito, abbiamo detto, era molto originale. Quello di Pino il Giovane cioè non è così intenso, così espressivo, ecco. È pulito sicuramente, cioè le sue lettere sono molto scorrevoli, molto chiare, precise, eccetera. Ricco, fiorito, pingue floridum, eccetera, eccetera. Però un po' retorico in certi aspetti. Poi, per quanto riguarda la fortuna, sicuramente gli antichi hanno apprezzato di più il panegirico a Traiano, mentre noi contemporanei apprezziamo di più l'epistolario. Quindi, gli antichi il panegirico a Traiano perché era un modello del panegirico, quindi dell'esaltazione, in questo caso dell'imperatore. All'inizio quindi Plinio il Giovane è un influsso soprattutto documentario, quindi secoli e secoli di lettori hanno letto Plinio il Giovane solo per documentarsi su quell'epoca, sull'epoca di Traiano. È solo nel Novecento invece, cioè proprio nel nostro secolo, che poi l'epistolario di Plinio il Giovane è stato apprezzato maggiormente. Vediamo che cosa dice per esempio uno studioso, un certo von Albrecht, che nella sua storia della letteratura latina scrive: le lettere di Plinio ritraggono il mondo e la società in cui vive l'autore, senza essere né opera storica né biografia, quindi né Tacito né Svetonio, esse sono un vivace resoconto di istanti preziosi. Il pervasivo orientamento etico non va liquidato come fariseismo. Ecco, attenzione, il pervasivo orientamento etico vorrebbe dire che comunque lui ha un modello, no? Un modello che di nobiltà d'animo, diciamo così, no? Che vuole presentare in queste lettere. Non va liquidato come fariseismo, come dire, beh, effettivamente è vero, certe volte ha un po' questo atteggiamento Plinio il Giovane, no? Cioè lui sente di incarnare questo modello, cioè di rappresentare questo modello elevato di uomo aperto, di un intellettuale illuminato, che però un po' potrebbe essere giudicato e quindi criticato come l'atteggiamento del fariseo che crede di essere sempre a posto. Se per la nostra sensibilità Plinio fa pompa eccessiva della sua beneficenza, quando continua a dire, per esempio, io alla città di Como sapete quanti soldi ho dato per costruire una scuola, eccetera, eccetera, e delle sue opere pie, ciò è dovuto al fatto che in un'epoca di crisi egli vuol delineare l'immagine di un cittadino che pone a servizio di patria e amici il proprio talento e le proprie disponibilità economiche, dell'homme de lettres, quindi del letterato,
che è allo stesso tempo oratore, politico e vir bonus. Ecco, così chiudiamo lo studio di Plinio il Giovane. Altri video didattici su a tutta scuola.com.